11 aprile 2015, 100 km da Gargano e maratona. Qualche ritardo nella partenza. Siamo a Vico del Gargano, arriveremo a Vieste. Non hanno mai fatto servizio in una gara podistica, quindi li troverete un pochettino, parlate, per dire, non sono pratici. Tutto bene. Quando arrivate agli studi, siete pronti? Siamo pronti. Da soli. Dove Pasquale? Se c'è qualcosa che non lo faccio. Mi raccomando, non prendetela con i volontari perché sono innocenti, non c'entrano niente. Se c'è qualcuno che ha qualche colpa, quello sono io, prendetela con me. Allora io il percorso ho imparato a memoria perché sono settimane che lo faccio tutti i giorni. Ah. Ma a piedi o in macchina? In macchina, a piedi, in moto. Stamattina tu. No, soltanto una curiosità. Tutto quello che voi toccherete della 100 km è passato da queste mani. Tutto. Allora io vedo qua Don Luca che sicuramente vorrà dire qualche parolina, vedo l'assessore, il vice sindaco, Tiziana Casavecchia, quindi io a me non mi rimane che ringraziarvi così non perdiamo più tempo e passo la parola all'assessore. Buongiorno a tutti. Importanti che dobbiamo promettere a noi stessi di fare e rifare più spesso, perché è importante. Grazie a tutti quanti voi, perché alla fine chi è che vuole dire anima questa giornata, siete voi, protagonisti siete voi. Noi non possiamo che fare il tifo per voi, vi aspetteremo all'arrivo e che venga il migliore. Brava. Ieri durante il percorso mi sono perso un arco, è caduto dal camion e non l'ho più trovato. Voi che camminerete, che correrete, guardate sempre dalla parte e dall'altra. Ok, passo la parola a Luca. Allora intanto grazie a Pasquale per tutto quello che sta facendo, perché voi, soprattutto i corridori esperti, sanno che significa organizzare una maratona, che cosa significa mantenere insieme tante persone, soprattutto se sono paesi differenti. Veramente grazie per questo servizio. E poi cosa dire? Ricordiamoci lo spettacolo, ricordiamoci perché il nuovo tratto lo farò per voi, vi fanno 43 km, ma ricordiamoci lo spettacolo perché chi è qui questa zona per la prima volta può, insomma, godersi veramente uno spettacolo che vale la pena. Veramente qui è stato detto vinca il migliore, soprattutto sforziamoci di arrivare, perché al di là di chi vinca e farà il primo di categoria e così via, sapete che è una soddisfazione enorme e arrivare e dire oh ce l'ho fatta. Bene, chi vuole fare una preghiera, magari facciamo un minuto di silenzio. E poi chi vuole pregare con le parole del Padre Nostro, usi le parole del Padre Nostro, se no il silenzio è gradito. Riusciamo a fare un minuto di silenzio? Andiamo. Finalmente alle 11 quasi si parte. Non c'è la salita prima? Sì, ad
adesso, certo. C'è tutta la foresta umbra che è molto bella, però è impegnativo. Sembra che siamo partiti. Poi via, lasciamoli andare. Dicevi Michele. Poi si vede alla lunga chi dà. E dove si trova questa lunga? Ci sono tanti morti. Facciamo un test, però... mi sa che ne farà 80. Eccoci, foresta umbra. Quasi 7 km di discesa. Sommità del centro visite che c'è al passo, questa bellissima discesa estenuante, lunghissima, non so come finire mai la foresta, questa foresta silenziosa, un po' misteriosa, non so cosa dice, bello il fatto anche che le... Siamo al chilometro 100 della Garganica, da Vieste a Foggia, e a 100 km dal Gargano è proprio qua, questa strada. Discesi dalla foresta umbra che è là in fondo ed ora ci avviamo verso Vieste. Siamo al 33° chilometro, manca ormai poco, tra poco saremo al mare. Ed ecco che dopo 42 km siamo all'arrivo della maratona, siamo a Peschici, no, che da Vieste, scusate, il resto della compagine se n'è andata. Siamo arrivati. Ragazzi. Stavolta sono arrivato prima. 237 all'arrivo Francesco Paolo Gino. Se si allena. Una se si allena la fa in due. Cosa vinco il Paco Gara? Fermiti un attimo. Figlia, figlia, amico. A posto, grazie. Quanto ho fatto? 5.24 oggi. La miseria, record stagionale. Alla grande. Alla faccia, è tutta discesa. Vabbè, domani faccio quella di Milano, figure. Pronti, va via. Bene, se continua così e si finisce dopo li porterò alla monta. Sì, 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 sì. Se dopo non chiudano da 100 km invece di portarli alla monta li fa montare. A posto, grande. Un accento così facile non l'avete mai fatto. Ciao, ciao belli. Ciao. Sì, tutto a posto, dai. Ciao. Ciao, ciao. Te lo faccio trovare su quella cosa. Te la faccio trovare all'arrivo. Sì. Ciao, bello. Sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che fare una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
cielo e nel cielo della vita volerò. Deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra non può essere l'età. Ciglia lunghe come te, ma non è te, sì.